sentitissima sfida tutta romagnola alla Unieuro Arena di Forlì, tra i padroni di casa della Pallacanestro 2015 e la Riviera Banca Basket Rimini, fanalino di coda del girone rosso della A2 e reduce da una vittoria al photo finish contro Verona 7 giorni fa. Sguardo giusto e buon ritmo. Apre Simioni, poi Marx per lo 0-4. L'Unieuro bisticcia con il ferro. Rimini è continua e puntigliosa. La tripla di Simioni vale il raddoppio 6-12. Tripla di Russo anche per Grande, 8-15. Maggiori idee per la Riviera Banca, che trova il 10-17 con Johnson. Il quarto si chiude 11-17, con Rimini avanti nei rimbalzi e nei tiri dal campo. Rimini riparte forte con la schiacciata a due mani di Johnson. La RBR è precisa, show dei tassinari per il 16-24 in semigancio. Poi segna da tre anche Anumba e Simon ne aggiunge altri due in fila dalla media per il momentaneo massimo vantaggio di più 11 a metà frazione. Grande va per il più 12, poi Tassinari allunga dai liberi a più 14. Forlì cerca le contromisure, tripla di Pollone per il 27-36, Allen per il parziale di 7-0 Unieuro, Tomassini con un libero chiude il primo tempo 29-37. L'Unieuro vuole cambiare marcia e con la tripla di Allen i padroni di casa si portano a meno 2 in meno di 3 minuti. Si va di break contro break, parziale 9-0 Riviera Banca e i biancorossi si ritrovano a più 11, 35-46. In uscita dal timeout, tripla di Valentini, ma Rimini conduce ancora. In tap-in Allen trova il meno 3, ma 4 in fila di Johnson riportano la RBR sul 45-52 dei 30 minuti. Negli ultimi 10 minuti a suonare la carica è soprattutto Cinciarini. Con i suoi 5 punti in fila l'Unieuro riduce fino al meno 3. Allen dai liberi per il meno 2, ma poi Johnson fa 55 pari e palla al centro. Forlì mette il naso davanti 57-55 con i liberi di Zampini, ma Marx dall'angolo torna a impattare 61-61. Ma prima Allen e poi Tassinari pareggiano sul 63-63, risultato con cui si va all'overtime. Nel supplementare, l'Unieuro fa valere tutta la sua esperienza. Johnson e Allen salgono in cattedra, i meccanismi d'attacco di Rimini si inceppano, mentre l'Unieuro non ha pietà. Il contropiede di Cinciarini del 71-64 vale il punto esclamativo sul match, che termina 76-68. Questa volta, per la RBR, l'overtime ha un sapore tutto amaro. Eh sì, a differenza del match con Verona, questa volta l'overtime ha sorriso gli avversari di Rimini e purtroppo l'avversario era Forlì, insomma, quindi il derby più sentito, Alessia. Esattamente. Andiamo subito a presentare i nostri super ospiti di questa sera. Gli ospiti della serata basket sono il nostro storico opinionista Alessandro Ceccoli. Buonasera Alessandro. Ciao. Buonasera. Ciao a tutti. L'assistente di Riviera Banca Basket Rimini, Larry Middleton. Buonasera. Buonasera Larry. Buonasera. Il nostro nuovo opinionista Maurizio Benatti, buonasera. 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 E il giornalista Alberto Crescentini. Saluti a tutti. Buonasera. Beh, abbiamo per il quintetto siamo messi abbastanza bene. Il pivot ce l'abbiamo, il play, la guardia buoni. Non so se Alessandro si può adattare da ala, ma sì, mi sembra io che io tiro solo. Tira, ci manca il 4 che non posso essere io, per ovvi motivi, anche fisici e quindi tu potresti giocare da 4? Non sono abbastanza alta. No? No. Però salti? Salto un pochino. Salti. Allora forse siamo quasi col quintetto. Allora, Larry, inizio da te per farci raccontare un po' questo derby che Rimini ha giocato molto bene per i primi 30 minuti, tant'è che lo ha guidato. E poi dopo, nell'ultimo quarto e nell'overtime, invece qualcosa è successo e non è stato positivo per Rimini, ma è stato positivo più per Forlì, tant'è che ha vinto poi alla fine Forlì. Io penso che giocavamo bene per 30 minuti, come hai detto te. Tra 30 minuti della partita abbiamo condotto il gioco. Credo che siamo smesso di far girare la palla e l'attacco si è inciampato un po'. Abbiamo sofferto un po' le conclusioni. Quello è stata un po' la chiave? Sì, secondo me la chiave, non possiamo dire se è chiave o no, però era molto importante che la palla girava in cui si trovavamo sempre il tiro giusto. Quando la palla si è smessa di girare nel verso giusto, dovevamo forzare qualche conclusione un po' troppo azzardata o addirittura abbiamo lasciato troppo spazio in difesa a loro e hanno rigirato la partita in quel modo lì.
Maurizio? Beh, a differenza delle altre partite, sicuramente c'è stato un approccio iniziale che si è visto subito dalle prime battute diverso, con un agonismo, una presenza fisica e un'energia che di solito vediamo nel terzo e quarto quarto delle partite. Sono partiti molto bene, hanno condotto bene il gioco, hanno difeso aggressivi, quindi cioè dire, tutto lasciava a una speranza di una partita che durasse così fino alla fine. E abbiamo avuto anche nel secondo quarto un bel margine di vantaggio, però negli ultimi due minuti si sono cominciate a vedere le prime avvisaglie di un rientro di Forlì. Hanno cambiato ritmo, hanno cambiato modo di giocare, però siamo andati negli spogliatoi con 9-10 punti di vantaggio, quindi c'è niente di compromesso. Terzo quarto è andato avanti con break da una parte e dall'altra, finché Forlì poi nell'ultimo quarto ha innestato la marcia un po' più alta. Noi sicuramente abbiamo delle colpe, nel senso che io credo di aver contato almeno 5 tiri non contestati da 3 ai forlivesi, e quindi queste situazioni non puoi crearle a dei tiratori come Cenciarini e i suoi compagni di squadra. Dopo l'ultimo pareggio siamo andati a supplementare. Lì dopo credo che sia mancata la benzina alla squadra, aveva speso molto, molti erano stati in campo per parecchi minuti, quindi siamo arrivati un po' con le ginocchia piegate. Ecco Alberto, Rimini che aveva toccato anche il più 14 a un certo punto, ha avuto anche l'opportunità poi di chiuderla prima dell'overtime e poi dopo alla fine in effetti è finita un po' anche la benzina, però diciamo che la spia si era accesa già, come ci ha ricordato Maurizio, prima insomma. Sì, è stata una partita dove anche analizzando i numeri, se non sbaglio Rimini ha segnato 37 punti nei primi 20 minuti e 26 nei secondi 20. Soprattutto 11 nel quarto periodo e nell'overtime addirittura 5, cioè si è viaggiato negli ultimi 15 minuti a un punto al minuto, e francamente vincere con un punto al minuto in trasferta è piuttosto improbo. Insomma. Già. È stata una partita dove Rimini ha avuto tante occasioni di portarla a casa. Un altro dato che mi sento di tirare in ballo è quello dei tiri liberi. La partita tutto sommato punteggio basso che si risolve alla fine all'overtime. Tomasini lascia 2 liberi sul ferro, Marx ne lascia 1, Numba ne lascia 1, Johnson ne lascia 3. Cioè, francamente, non è che conti meno, cioè fare un 2 su 2 liberi a volte sembra che conti poco rispetto a una schiacciata spettacolare, invece vale sempre 2 punti e appesantisce l'altra squadra di un fallo, perciò insomma non li sottovaluterei mai i tiri liberi. Una cosa importante, Larry sorride perché era uno sì. Che tendeva anche a metterli, se ricordo bene. Poi farei anche un discorso relativo un po' alla stanchezza, per esempio Johnson francamente che ha tirato la carretta tutta la partita è arrivato con la lingua di fuori, abbiamo ancora Masciadri fuori, e Masciadri fuori significa spostare sempre Anumba da secondo lungo, però un Johnson in campo hai sempre bisogno di averlo, e anche lui alla fine ha avuto anche tiri aperti anche da 3, d'accordo, non è uno specialista, non è il bombarolo che sceglieresti per il tiro della vita. Però una bomba frontale la può far esplodere anche lui, invece purtroppo non è entrato niente. Mettici tutti questi fattori in un 63 pari al 40esimo ed ecco che nei rimpianti ci puoi affogare. Eh già, è così. Invece Alessandro, Xavier Johnson che sembrava, adesso non sembrava, diciamo proprio in dubbio perché si era capito che avrebbe giocato, però insomma era rientrato, appena rientrato, alla fine è stato un MVP. Sì, avevamo il Johnson sbagliato ieri pomeriggio, perché il Johnson giusto era quello che aveva la maglia chiara. Quindi. No, beh, anche se quello di Rimini ha fatto 15 più 13, 15 per punti, carità, rimbalzi, per quindi carità. La sua parte l'ha fatta. La diciamo sua parte che la fa sempre, però noi venivamo da un tappino all'ultimo secondo di un supplementare del nostro Johnson, invece siamo trovati che in questa qua l'altro Johnson ha fatto meglio del nostro. E sono i particolari che fa la differenza, hanno detto tutto
Maurizio, Alberto e Larry sono i primi a fare la differenza. Il tiro di Tasso è uscito, che era già dentro, anche quello è un particolare non da poco, perché si era costruito in 4 secondi un ottimo tiro e non è voluto entrare. Entra quello, parliamo di un'altra partita, parliamo di un'altra storia, parliamo di una squadra che viene da due successi consecutivi, che è rinata, eccetera, eccetera. E invece siamo qui ad analizzare una sconfitta che chiaramente lascia la mano in bocca, perché Rimini ha praticamente condotto per 33-34 minuti la partita, tra l'altro con autorità e fuori casa, di fronte a 3.700 spettatori, di cui adesso non so quanti riminesi c'erano, ma 400 circa. 400, comunque c'erano 3.000 abbondanti forlivesi, quindi giocavi apertamente fuori casa, anche se io l'ho vista in TV, si sentiva molto il tifo di Rimini, però voglio dire, comunque giocavi in un palazzo fuori casa, nonostante il supporto dei ragazzi che erano arrivati da Rimini. È chiaro che la mano in bocca resta, però secondo me ci sono stati dei passi importanti nelle ultime due partite di crescita, dove alcuni giocatori che nella prima fase della stagione, nelle prime gare, non avevano dato la percezione ancora di capire dove erano capitati, stanno crescendo, e secondo me questo è un segnale importante. Poi ripeto, l'amarezza resta, perché un tiro che entra esce, ma domenica scorsa è entrato un tap-in dopo un errore all'ultimo secondo, questa volta un tiro all'ultimo secondo non è entrato. La pallacanestro è fatta soprattutto di particolari: se il particolare va dalla tua parte vinci, se il particolare non va dalla tua parte torni a casa con una sconfitta. Adesso l'importante è mantenere il livello di crescita che c'è stato in queste ultime due gare, perché ci sono due partite fondamentali di qui è 8 giorni che in casa, che possono dare una svolta a questa prima parte della stagione. Sì. Ecco, indubbiamente però questo dato, no, è importante, no? Perché Rimini rispetto, diciamo, negli ultimi 10 minuti più l'overtime, quindi gli ultimi 15 minuti della partita con Verona e per buona parte del match con Forlì, Larry ha fatto vedere comunque di essere la squadra competitiva che ci aspettavamo all'inizio e che all'inizio di questa annata, anche per una serie di problemi fisici, qualcuno che non ha ancora ingranato, comunque non avevamo visto. Cioè il fatto che Rimini abbia comunque tenuto testa bene e sia stato avanti a lungo a Forlì, io penso sia forse la migliore notizia. Cioè Rimini c'è, al di là poi del fatto che poi anche questo derby sia andato dall'altra parte. Sono d'accordo, è stato un ottimo, secondo me un ottimo segnale che siamo e credo che già ad una settimana da questa parte abbiamo cambiato modo di vedere, di interagire anche nell'allenamento, e si vede che le frutti stanno facendo vedere, e sono sicuro che nelle prossime gare facciamo un altro step in avanti. Sono sicuro che più che la squadra sta insieme, più che alleniamoci insieme, più che la squadra si migliora. Il problema sono sempre gli infortuni, che non riusciamo mai a essere completo per amalgamare la squadra come si deve, perché sai, giocatori come Marx, la stessa Tomasini, hanno bisogno di sapere con chi stanno giocando in campo, e soprattutto rotazioni, che loro veramente sono dei giocatori proprio forti, segnano molti pure. Quest'anno stiamo vedendo che loro stanno, diciamo, a tratti cercando di fare canestro, però dentro il nostro meccanismo del gioco man mano stanno uscendo, però stiamo aspettando ancora la miglior squadra di quest'anno. È vero, e anche Marx e Maurizio mi sembra che nell'arco della stessa partita vada molto di fiammate, forse sono proprio anche le caratteristiche del giocatore, però insomma non è un caso che sia stato anche tenuto anche in panchina, no, inizialmente nel match. Presumo che inizialmente sia stato tenuto in panchina perché aveva fatto il secondo fallo, e chiaramente è stato messo a sedere, però era partito bene, con fiducia, si era preso due tiri in penetrazione. Chiaramente io adesso non me lo ricordo, l'anno scorso a 100, a me sembra che il suo problema è che si debba creare dei tiri per conto suo, cercarseli. Bisognerebbe fare in modo, non so, che lui uscisse
non solo lui, ma forse anche qualche suo compagno, da un blocco ricevesse la palla col piede canestro e tirasse. Cioè, loro non hanno come gioco di insieme, almeno queste cinque partite non si è visto questo aspetto del fatto di poter uscire, ricevere la palla e tirare. Di solito la prendono, devono palleggiarla, ritornare dal blocco, andare in penetrazione, fare un passo indietro e tirare, quindi sono tutti tiri che ti trovi l'avversario sempre addosso. Sono tiri che dopo, chiaramente, cioè dire, uno ti va dentro, tre ti vanno fuori, le percentuali calano, quindi secondo me è anche un problema un po' di conoscersi meglio, di riuscire a dare una circolazione un po' più omogenea alla palla, avendo un pivot che ha percentuali altissime da sotto, che viene quasi sempre raddoppiato, alle volte verrebbe anche in mente di dire passa la palla fuori che un tuo compagno è libero per un tiro facile. Cioè, adesso non dico che lo debba fare sempre, però almeno piuttosto che buttarsi indietro e tirare che le percentuali calano, premiare un compagno e dargli il modo di tirare coi piedi per terra libero, che le percentuali sicuramente si alzano. Invece Alberto Johnson mi sembra essersi già calato bene nella realtà riminese, anche in questo caso è stato protagonista di una buona gara. Sì, insomma, a Forlì le percentuali non gli hanno sorriso. Non gli hanno sorriso, no. Tirato, però, soprattutto dall'arco, non l'ha mai messa, dicevamo prima, sarebbe bastato una tripletta frontale che era in completa libertà e magari adesso facciamo altri discorsi relativi al risultato. Però sì, questo ti dà anche sempre la stura di cosa sia il basket d'estate e il basket di campionato. Quest'estate si parlava che il problema poteva essere Johnson, no? Sì. Johnson che fa fatica a integrarsi, è arrivato una settimana più tardi, qualche chilo in più. Adesso Johnson, tutto sommato, in queste cinque partite la Pagnotta se l'è sempre guadagnata tranquillamente. Marx, che doveva essere invece una realtà consolidata, è quello che sta creando qualche preoccupazione, qualche legittima preoccupazione, soprattutto a livello delle volte di atteggiamento, ripeto, visto anche da fuori soprattutto, perché magari non è detto che quello che appare da fuori sia realmente il suo modo di essere in campo. Anche ieri era partito bene, come diceva anche prima Larry, buone cose, un secondo fallo evitabilissimo a metà campo, la relegata in panchina, per la regola non scritta che è meglio incominciare la ripresa con due falli invece che tre, si è rimasto 13 minuti in panca, la squadra ha tenuto, dettaglio da non sottovalutare, anzi ha preso anche un po' più di margine, poi quando è rientrato si vedeva che aveva voglia di fare, però al di là di due canestri consecutivi, uno tra l'altro ai confini della realtà con una sbracciata e un effetto che andava contro le leggi della logica, della fisica, si è intestardito a sua volta, ha fatto cose così, ha perso una palla, cioè, alla fine la sua prova per me è risultata insufficiente anche a Forlì. Sai, comincia a regalare un americano, quello che sulla carta ti doveva dare il ventello fisso, qui non è neanche un discorso di punti, perché sì, ne può fare 15, 17, 19, però piacerebbe vederlo più dentro la squadra, sì, più parte integrante di questo gruppo. Insomma. Sì. Andiamo con qualche messaggio? Alberto ci chiede: buonasera, ne volete parlare della totale mancanza di gioco offensivo di squadra? Totale mancanza di gioco offensivo di squadra? Adesso stiamo lavorando, è una bella domanda. Una bella domanda, perché a che punto siamo? Stiamo lavorando, come detto, è molto difficile, come detto prima, perché con una squadra mezzo completo, senza Machadri, senza... Stiamo cercando i tiri, andando in giro, cercando, essere un poco andando fuori dello schema, come avevo ripetuto adesso i nostri grandi commentatori, e guarda, sembra che stiamo mettendo in proprio, tipo Marx che deve cercare un tiro e costruire sempre un tiro, mettere palla troppo per terra. Questo è vero, che se abbiamo anche di trovare tiri facili, uscendo fuori dal blocco, magari qualche tiro sui scarichi, però queste sono letture che vengono fatte quando le squadre sono amalgamate bene, che non sai più o meno il movimento dei compagni, e soprattutto quando hanno fiducia uno dell'altro.
Ecco, Larry, tu che hai una vasta esperienza anche da ex grandissimo giocatore, quale sei stato, e quanto manca a questa RBR per, appunto, anche tenuto conto delle difficoltà che ha avuto anche durante la preparazione, tutti i problemi fisici che comunque hanno rallentato, perché anche in allenamento hanno rallentato questo percorso di crescita. Quanto manca a vedere la vera Riviera Banca? Ci manca poco, sai, ci manca soltanto quella, diciamo, quel piccolo passo in avanti, che tutti si mettono sulla stessa pagina e ci vanno insieme, perché adesso abbiamo troppo dislivello nelle prestazioni, cioè uno è bravo, uno meno bravo, cioè ci abbiamo tutti quanti che nello stesso livello, e credo che si vedrà una crescita costante. Andiamo con un altro messaggio. Siamo stati avanti per 30 minuti, se fosse entrato l'ultimo tiro di tasso sul 63esimo. Sul 63 pari? Pari, scusate. L'avremmo portata a casa. Nel supplementare siamo crollati fisicamente a causa delle scarse rotazioni dei lunghi. Ad ogni modo si sono visti grandi miglioramenti alle Burdel. Sì. Io sono d'accordo sui miglioramenti, mi sembra che siano stati. Sì, miglioramenti sono stati. Siamo corti di panchine, però miglioramenti sono stati. E sono stati visti anche ieri. In trasferta, campo di Forlì, un campo molto ostico, credo che abbiamo fatto una bel passo in avanti come gioco, come squadra. Io credo che fondamentalmente poi, insomma, l'assenza di un giocatore come Masciadri sia pesantissima per questa squadra. Sì, sì. E proprio al reparto lunghi, e vado da Alessandro Ceccoli, insomma, abbiamo un Simioni da due volti, no? Perché inizia bomba, canestro da socio, inizia benissimo, sembra, no, poter essere davvero la partita della svolta, e poi dopo gioca nascondina invece per, diciamo, buona parte del resto, sì, del match. Ha fatto un approccio per far vedere che c'era, poi dopo Alberto, che era fuori, lo cercava, che non lo trovava più, non lo vedeva neanche sulla panchina. Però è già un piccolo passo, anche lui lo ha fatto, e speriamo in questo processo di crescita e di amalgama. Perché diventa, a questo punto, senza Masciadri, adesso che speriamo niente di presto, lui diventa un giocatore abbastanza fondamentale per questa squadra. Quindi voglio dire, se gioca così, se gioca come i primi minuti, che fa questi progressi, va bene, ma se no, onestamente, non è che serve poi a tanto. Adesso è brutto da dire, ma non è che serve poi a tanto. Io mi aspetto anche ancora, mi aspetto qualcosa anche da Scarponi, sono sincero. Sì, qualcosa in più, sì. Non tanto di canestri, cioè di mentalità, di stare sul pezzo, di prendere iniziativa, ecco, soprattutto di avere questo. Ormai sì, è un ragazzo, però sono 3 anni che gioca, ormai non è, cioè, fra virgolette, dal punto di vista, si deve ancora finire di formare, ormai è abituato a certi palcoscenici, per cui mi aspetto il salto definitivo, quindi mi aspetto delle iniziative. Poi che faccia canestro o non faccia canestro viene in secondo luogo, l'importante è che dia la percezione ai compagni che sia un giocatore di cui ci si può fidare, dandogli uno scarico, non solo dandogli uno scarico, ma perché è capace di prendersi un tiro, perché è capace di prendersi un'iniziativa. Ecco, quello, da quel punto di vista lì, secondo me, è mancato qualche cosa, sta mancando qualcosa. Grande l'ho visto in crescita nelle ultime 2 partite, Tassinari tutto sommato ha giocato, secondo me, a discreti livelli. Johnson sta facendo oltre quello che ci si aspettava, onestamente, perché stai vedendo il doppia doppia, se non sbaglio anche il miglior rimbalzista della Lega 2, del girone di Lega 2, quindi voglio dire, da un giocatore che non ci aspettavamo che andasse in doppia cifra di rimbalzi, oltre che di punti, sta andando oltre quello che sono le aspettative. È chiaro che bisogna vincere delle partite, perché poi alla fine il campionato va avanti, e se non vinci... Larry, volevi aggiungere qualcosa su Scarponi? Vabbè, su Alessandro sappiamo che è molto giovane, e lui si deve, certamente, come hai detto, lui si deve farsi valere, diciamo, è un fatto di personalità, esatto, carattere, si deve azzardare qualche volta. Io gli spremo sempre di fare qualcosa in più, anche fuori, anche qua, qualche volta uscendo dal blocco, perché lui, uscendo fuori a blocco, è letale lui. Io gli dico sempre, quando esci fuori, quando vedi un briciolo di luce, devi tirare. Però lui magari viene in quel dubbio e gli mette la palla per terra e perdi quell'attimo. Perché lì, uscendo, è un attimo. E poi li perde. Però lui, credo che gli sta crescendo moltissimo sotto forma di, nel complesso, complessivamente. Però su questo fatto
essere con più personalità, sono d'accordo. Un altro paio di messaggi? Scusa, quando ti alleni con lui, tutte le volte che mette palla per terra, ti taglio un cazzotto nella panza, smetterà di mettere palla per terra. Ma basterebbe fargli vedere qualche video di quando giocava Larry, come si passa all'atto pratico, sì, no. Non si sbaglia mai. Allora bene, stavamo per leggere dei messaggi, ecco, sono tornati, ok, perfetto. Atteggiamento giusto, ci serve Mascio per allungare le rotazioni e ci servono Marx e Simeoni con più continuità. Se fosse entrato il tiro di tasto saremmo qua a commentare un'altra partita. Eh beh, perché il risultato comunque alla fine è sempre importante, è sempre determinante. Giocato bene per 18 minuti, poi ci siamo persi per strada. Certo, se entrava l'ultimo del tasto l'avremmo portata a casa come domenica scorsa. Forza Rimini sempre. Diciamo che i commenti su Marx per sì, ora i commenti su Marx possiamo dire insomma abbiamo giocato con un solo americano perché Marx è davvero improponibile, però Marx è un gran giocatore, cioè adesso non sta girando, ma non è che lo scopriamo noi, cioè abbiamo visto i campionati che ha fatto, non è che sia un giocatore che non sia all'altezza di questo campionato, no Alberto? Cioè la storia parla per lui, che riesce ad avere un contratto tutti gli anni nella stessa nazione dove è visionato da più parti, si presume insomma che non celi molte cose segrete che non si conoscono, insomma. Diciamo che si deve proprio integrare proprio però... per quello c'è un po' di perplessità generalizzata perché si aspettava un altro tipo di coinvolgimento. È vero, che però non c'è. Il giocatore di per sé è un giocatore sì, forte, sì, cioè non è che possiamo dire che non sia un giocatore. Mi collegherei un attimo ancora sul discorso Simeoni, sì, che sì, ha fatto l'inizio e poi un pochino è sparito, però ecco, quell'inizio secondo me può essere proprio un inizio per lui, perché quando un giocatore che ha una buona mano anche dalla distanza si esprime in campionato con 0 su 13 da 3, quello è un tarlo nella testa che non ti esce e addirittura ti porta a rifiutare tiri o non crederci tu per primo quando alzi la mano. Aver messo subito quella tripla in apertura di partita può averlo aiutato a sbloccarsi, al di là che abbia chiuso 7 punti e non ne abbia fatti quei 12 che ci può garantire secondo me, perché ha dei punti nelle mani il ragazzo, non è scalzo né sotto canestro dove ha movimenti né dalla distanza, c'è la classica doppia dimensione, un lungo moderno si diceva all'inizio, sì. Invece volevo chiedere a proposito dei lunghi, visto che sta giocando con l'infortunio di Masciadri prevalentemente da lungo, questa Numba, Maurizio, ti sta sorprendendo oppure è solo una conferma di un percorso di crescita che già avevamo intravisto nella passata stagione? Perché poi ricordiamo quando l'anno scorso poi si era fatto male a Gubeide, secondo me insomma a Numba è uscito fuori benissimo anche proprio vicino a canestro, con la sua energia, con la sua capacità di strappare rimbalzi. Beh, lui sicuramente ha avuto un percorso di crescita notevole e si dire, con l'energia che mette in campo trascina anche i compagni, però cioè, sono rimasto anche stupito dalle iniziative che ultimamente, visto che la grande fiducia che ha adesso, ha cominciato anche a fare un qualche tiro da fuori, la butta dentro, quindi questi sono segnali importanti. Poi io credo che lui con la sua fisicità potrebbe giocare uno contro uno e andare con la testa sul canestro e sarebbe immarcabile. Forse alle volte si accontenta di fermarsi in mezzo all'aria con un tiro in sospensione quando potrebbe arrivare veramente al ferro tranquillamente. Comunque l'inizio di campionato suo, da quando è entrato, sicuramente è stato molto molto positivo ed è sicuramente un valore aggiunto alla squadra che spero che diventi anche determinante per gli altri. Allora, volevo anche spendere due parole per RBR Chelustro, visto che abbiamo la fortuna di avere l'autore qui in studio con noi questa sera, Alberto Crescentini. In queste 200 pagine si raccontano queste 100 pagine, sì, hai ragione, scusa. No, perché stavo pensando già all'edizione del secondo. Esatto, allora in queste 100 pagine. Nel 2028. Perché siccome ne parlavamo l'altra volta, io già avevo già accorpato le due cose. In queste 100 pagine si raccontano questi primi 5 anni di storia, appunto questo lustro di questa società che ha dato lustro anche alla città di Rimini. E allora raccontaci un po'. Abbiamo già presentato lunedì scorso il libro, anche qualcosa magari in riferimento anche ai derby raccontati, ce n'è uno che ti è rimasto particolarmente? Ma adesso derby in particolare, di quelli molto sentiti no, nel senso che sappiamo benissimo che il vero derby è sempre quello con Forlì andati tutti male, e quello male. Non ci sta dicendo bene da un po'. No. Diciamo che c'è sempre un derby di Romagna che è stato molto intenso, che è stato quello della semifinale playoff di Serie B
con Rimini che è andato a vincere due volte al Palla Cattani di Faenza con tre supplementari, cioè due vittorie e tre supplementari. Penso che non esista un caso analogo nella storia dei playoff di basket italiano dove gara 3 e gara 4 si risolvono una in 50 minuti e una in 45, insomma, praticamente hanno giocato un altro tempo. E quella è stata tra l'altro la partita, le partite che hanno fatto svoltare e hanno fatto capire a Rimini che quella, due, quella benedetta 2 si poteva veramente prendere. È stato paradossalmente quasi più semplice, tra virgolette, la finale con Roseto piuttosto che battere la squadra di Garelli, che è stata tostissima. È vero. E per il resto, insomma, queste 100 pagine sono ricchissime anche di statistiche, anche di fotografie. Io faccio vedere giusto così un esempio. Statistiche, sì, fotografie, insomma, con tutti i protagonisti. Certo, per le foto vorrei ringraziare pubblicamente sia Nicola De Luigi che Alfio Sgroi, le immagini sono loro, ed è un bel corredo, insomma. Sono tutti i tabellini di tutte le partite che disputate RBR e soprattutto penso che l'utilità di questo volume possa essere negli anni a venire, quando magari un po' la memoria comincia a sfiorire, allora magari, ma chi è che c'era il primo anno quando siamo andati su? Andiamo a vedere, magari si va a sfogliare e si ritrova, insomma, che c'erano Pesaresi, Fratelli Bedetti e tutto il resto. Eh sì, anche diciamo per fotografare un po' il momento. Finisce in archivio. Io me lo sono letto in pochissimo perché insomma davvero me lo sono mangiato prima di venire al Palasport, poi vedere la partita, quella con Verona, ho portato quindi anche bene la lettura del libro e devo dire che un po' mi ha ricordato alcune cose che mi erano già sfuggite perché insomma 5 anni poi alla fine ormai. In effetti quindi serve anche per questo. Allora volevo anche ricordare alcuni punti vendita dove si può trovare. No, innanzitutto si può trovare presso Settimana del Ponte, che è proprio qui dove c'è anche Icaro TV in via Carole 69 a Rimini, poi anche presso il Bar Flaminia, presso le edicole Amaducci, Lorena e La Prima, che sono in via Caroli, in piazza Cavour e in via Marecchese, presso l'Enoteca dei Poeti in piazza Malatesta, alla tabaccheria Millennium in via Chiabrera, la tabaccheria Pruccoli in viale Vespucci, poi libreria Altair in viale Panzacchi a Viserba, volta pagina in piazza Europa a Villa Verucchio ed edicola di via Garibaldi a Rimini. Quindi insomma ci sono tanti posti dove potete trovare questo libro. Poi sarai ancora anche al Flaminio anche per le prossime? Penso, spero di sì. Bene, perché lì chiaramente sì. È a portata, so che sta andando molto bene anche Nella bocca del leone. So che tra l'altro sta andando molto bene, Alberto, perché le vendite, insomma, stanno. Sì. La risposta del pubblico è quella giusta che ci si aspettava. Ah, la cosa, dai, fa piacere, insomma, penso ho ritenuto opportuno appunto fermare su carta questi primi 5 anni. Con un titolo che ha il doppio significato, chiaramente. Certo. Che lustro significa sia 5 anni sia che bellezza, perché in effetti se ci pensiamo c'è una promozione, due stop dovuti al Covid, un'altra promozione, un playoff di A2. Cioè, difficile, sarebbe stato difficile far meglio, onestamente, ecco. Perciò ci stava, insomma, secondo me, ci stava. Allora, abbiamo qualche altro messaggio? Sì, vedo anche su Tomassini che ci si aspetta di più da Tomassini. Esatto. Non era un po' la sua partita questa, però, vero, no, Larry? No, non è. Lui, io non lo so, dobbiamo. Che lui è un vero cecchino. Lui è un vero cecchino. Secondo me è una di 20-25 punti a partita, quel tipo di giocatore lì. Aspettiamo che lui si integra meglio con la squadra e si troverà i suoi spazi come è abituato a averle. Vediamo come possiamo andare avanti. Prossima con Chiusi in casa il 29. Prossima con Chiusi. Ho visto che non ti girassi dall'altra parte, sì, falla qualcun altro. Con Chiusi, sono partite molto importanti. Questi prossimi due in casa, manca a dirlo, sono partite che dobbiamo vincere. E credo che facciamo di tutto per vincere. I ragazzi sono già caricati per iniziare a lavorare già da domani per costruire queste belle due partite. Sarà molto importante avere una squadra completa. Spero di recuperare tutti, speriamo in estremis che possiamo avere anche Mashadri, perché lui ha iniziato a muoverci, e possiamo presentarci a Flaminio belli carichi.
Allora, intanto per dire insomma quello che dicevamo prima su Marx, esatto, e chiudere con questo messaggio. Scrivono da 100, Giorgio, da 100. Da 100. Se non vi piace Marx, ridatecelo a 100, che ne avremo tanto bisogno. Fortissimo. E appunto, insomma, giustamente questo per capire che insomma, adesso sì, lo dobbiamo ancora vedere nel suo splendore, ma non è sicuramente un giocatore da buttar via, insomma, cento, per il momento noi ve lo ridiamo, insomma, adesso ce la teniamo per un altro po'. Allora, grazie ad Alessandro Ceccoli. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie a Larry Middleton. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a Maurizio Benatti. Grazie a voi, buonasera. Ed Alberto Crescentini. Grazie a tutti, un saluto. Grazie Alessia. Grazie a te Roberto. Vi ricordo che Calcio.Basket lunedì prossimo avrà un orario speciale perché Rimini giocherà a Sestri Levante, quindi ci sarà la partita di Biancorossi, pertanto il basket, la serata basket inizierà alle 21:20 e poi avremo invece alle 22:45 la nostra serata dedicata alla Rimini Calcio, commentando a caldo la partita, sperando insomma che vada in maniera diversa rispetto a quella commentata l'altra volta, esatto, da Pontedera, insomma quello 0-4 a Pontedera. Grazie a tutti e buon proseguimento di ascolto con la nostra programmazione. Buonanotte. Il programma è stato offerto da A+ Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Caffè Giglio, Cibe, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Onoranze Funebri San Gaudenzo, Pizzeria Prima o Poi, Qui si sana, Ristorante La Cappa, Rosso Pomodoro, San Marino Outlet Experience, SGR Luce e Gas.